tutti indietro. E qua di fare ristorante, qualche camera si spende meno a costruire, a mettere le casette di legno, già vuole iniziare a venire, a iniziare a coltivare. Poi dopo, un secondo momento, si restaurava, questo si faceva un piccolo ristorante con le camere sopra, che diventava tipo agriturismo, però poi bisogna vedere come bisogna... o agriturismo, o azienda agricola, però sempre con le camere e un piccolo ristorantino da 50 posti, una cosa esagerata. Alessia dove sta? Ah, eccolo. Allora, hai scelto il casale? Sì, è quello? È tutto mio. Quello è tutto tuo. Devi cacciare i piccioli. Ce l'hai? Sì. Oh, questa è la zona, diciamo, edificabile. Villette a schiere? Il legno? La facciamo in legno, che dite? Facciamo in legno? Se me la date. Facciamoli in legno. Facciamoli in legno. Metà legno e metà mattoni. Metà mattoni? Come dici? Come dite? Sembra lo stesso prezzo. Se no, desisto. 35 ettari, insomma, non sono pochi. Allora, campo di tennis era già fa. Qua, ecco qua. È abbastanza dritto. Capo si fa l'angolo sportivo. Campi di tennis, piscine. È nostro anche il bosco, cioè tutto il bosco. Tutto il boschetto là. E non solo gli spiazzi, anche il bosco. Fino alla cresta, il bosco è tutto nostro. Ah, quindi tutta la cima lì. Io qua posso fare tutto quello che voglio. E qui facciamo l'area sportiva, mi sembra appropriato. E ci faccio la casetta. Quindi qui, qui gli appartamenti con la proprietà privata. E poi a ridosso qui l'area sportiva. Anche qui dietro è tutta parte. Questo è suo. Ah, questo non è nostro, questa parte qui. Tutta roba lui. Quindi da questo. Da questo angolo qui fino a tutto fino alla cresta. Fino alla cresta. È tutta proprietà della community. Invece quest'angolo qui è la tartufaia che appartiene alla proprietaria, che fa da confine praticamente alla proprietà della community, giusto? Giusto. Tartufaia, sì. Il pezzo dove ci sono quei cipressi lì, vedi? Come quei cipressi alti lì. Cioè un pezzo non è nostro del bosco. Il bosco praticamente anche questa zona qui è attinente alla questo qua. A proprietà. Anche qua è nostro. Sì, questo è tutto nostro. Che lì c'è l'acqua, c'è una pozzanghera. La polla d'acqua è qua giù. Vedi dove ci sono le canne? Vedi che c'è un canneto? Sì, laggiù, sì. Là c'è. Dove c'è il canneto? Là, dove c'è il verde lì. Questo angolo qui, sì. Dove c'è il verde, lì c'è dell'acqua. Là si scave. E invece dove stanno i vigneti, no. No, allora là dietro andiamo giù di qua. Quindi fino ai vigneti praticamente arriva questo pezzo qua, fino là. No, i vigneti, sì, sì. Oltre pure il nostro. Sono gli alberi. Sono gli alberi pregiati, quelli della comunità. Ah, sì, sì. Lì sono già arrivati, vedi? Sono tutti coltivati. Io sono già cosa fare. Lì nel bosco? Sono tutto trascurato. Lì nel bosco? Ce n'è. Anche questo, sicuro? Allora, il boschetto qui alle spalle delle signore è nostro, diciamo. Poi c'è l'area, diciamo, della dove ci sono gli alberi pregiati, protetti dalla comunità europea. E poi fin laggiù arriva, Franco. Fin laggiù, tutta questa parte qui. Lì c'è il castello. Ma
parte boschiva la puoi sfruttare a legna, come tu sai, ci stanno le castagne. Ci sono dei funghi. Cioè voglio dire, l'investimento comunque, sull'investimento c'è un ritorno poi nella... Sicuramente c'hai già questi soldi qua che fra 20 anni ti vengono. Questi soldi qua ti vengono fra 20 anni. Quindi comunque c'è già una... La situazione di recupero futuro... Per fare solo le case non ha molto senso. Certo, no, è uno spreco, no? Enorme. E poi una spesa senza farlo fruttare. E allora, Giovanotto... Ti piace il posto? Mi scelto anche già la casa. Torniamo all'agriturismo per fare un po' di sosta manciatoria, per tornare poi a casa a vedere la partita. Siamo in cima alla tenuta. E che fine hanno fatto? Dove sono finiti? Ah, eccoli! Che bel posto! Stupendo! Allora, siamo sul castello di Valenzana e quindi da qui avremo modo di ammirare meglio la... Sulla sinistra ci sono gli alberi che lì è la... Franco sta spiegando a Carmela la tenuta che è proprio ai piedi del castello. Ecco, lì c'è l'agriturismo. Io vedo la piccola, vero? Si vede la piccola. Anche gli altri. Sì, anche gli altri. Solo che sono nascosti. Il triangolo sono gli alberi pregiati. Questo triangolo, gli alberi dove c'era questo triangolo. Poi c'è questo prato qua sotto. E si vede molto bene tutto quanto, estensione proprio, 35 ettari. Ok, trovati. Poi dietro c'è il campo dove c'è la colla d'acqua, che ci sono le canne, si vedono anche le canne da qua. Sì, sì. La parte più verde. Poi c'è la parte di sopra. Si vede benissimo da qua sopra, visto? No, da qua si vede proprio. La parte edificabile qual è? Dietro i casolari la parte già non si vede tanto bene, l'unica parte che non si vede tanto bene, se ne vede un pezzettino, perché lì i casolari sono un po' Beh, dove sono i tre alberi, sì, già tre... Allora ci siamo? Dobbiamo andare, no, andiamo tutto. Allora abbiamo deciso, la compriamo. La compriamo, perfetto. Mia moglie è decisa. C'ho testimonianza, 4 persone. E anche la ripresa dal vivo. Fiori del limone. Capite, Teresa? Dimmi. Per me la compriamo, si è deciso. Ok, d'accordo. Quindi possiamo già filmare. Ha messo nero su bianco. Mamma mia, che odore. Speriamo bene.